fortunata inizio con Filippo che ha rubato il gioco ad Aurora, che mi aiuta a stendere, che cioè mi passa le mollette, vero? Qui c'è la supervisionatrice dei lavori, la mia compagna di disavventure. Ok ragazzi, ho finito di stendere. Ben vedetta. Filippo si è riaddormentato. Infatti io volevo rifare il letto, ma praticamente non l'ho fatto perché l'ho lasciato nel letto, perché ho visto che appena lo toccavo si cioè riapriva gli occhi. Comunque mi vedete nella mia beltà struccatissima, e stavo vedendo le ciglia con la rughetta. Niente, oggi mi devo sciogliere i capelli, e tanto viene mia sorella a pranzo e me li sciolgo, perché appunto me li rifà, perché non tanto sopra che sono ancora perfetti, ma sotto vedete si stanno un po' tutti aprendo, quindi adesso me li sciolgo. Allora, considerate che io queste treccine ce le ho da 2 giorni. Quindi vediamo un po'. Sì, Aurora sta dicendo che ha sistemato la camera. Guardate che fighi i capelli. Mia sorella oggi vorrebbe farmi qualcosa così, tipo sopra legati e sotto sciolti, ma mi piacciono più da questo lato, sinceramente. Però vediamo cosa si inventa. Per ora le sciolgo e danno un po' l'effetto beach waves. Comunque praticamente mia sorella è andata a fare il vaccino a Isabella. In più, siccome stasera andiamo tutti a cena da alcuni amici del nido, perché devono vedere la partita i ragazzi, e allora ci hanno invitato, appunto, visto che l'altra volta abbiamo fatto da noi, oggi ci hanno invitato da loro. Viene anche mia sorella, hanno invitato anche mia sorella, quindi praticamente lei è andata a comprare le cose per portare, vuole portare una torta fatta da lei, a lei piace tanto cucinare, quindi. E noi invece portiamo delle bottiglie di prosecco, perché appunto chi ci ha invitato è amante di prosecco, vino, quindi andiamo a comprare delle bottiglie di prosecco. Guardate che fighi i capelli sciolti così, mi piacciono un sacco, molto Shakira, ma ovviamente Shakira mi dà 100 spanne sopra, io sono scena rispetto a Shakira, però dico un po' lo stile. E niente, quindi praticamente per farle fare il vaccino a Isabella, stare in pace, l'ho fatta andare solo con Valerio, gli ho detto: Edoardo, portamelo a casa. E perché, cioè, anche io quando sto tipo con Aurora e Filippo, ragazzi, è un incubo, perché ovviamente non riesci a stare appresso a tutto, siccome la torta si deve ricordare gli ingredienti, li deve prendere tutti, ragazze, in più deve fare il vaccino. Secondo me Edoardo si diverte più a casa con Aurora, sinceramente, piuttosto che stando in giro così. E adesso ve li faccio vedere, i due scalmanati. Senti, ma le vuoi un po' d'acqua, un succo, qualcosa, dei cracker? E tu, Dodò? No. Niente, mentre loro giocano e Filippo dorme, ne approfitto per occuparmi delle altre facciate. Le voglio anche pulire tutti i pavimenti. Allora ragazzi, la lavastoviglie è fatta. Ho finito di lavare i piatti. Sì. Sistemando le padelle volevo lavare i fornelli. Il principe si è svegliato, è vero? Stiamo facendo merenda con questo qui della Squeezy, mele e pera. Lui li adora questi. No? Dici no? Mi contraddici subito? È buono, vero amore? Eh? È vero? E poi abbiamo Edoardo e Auri che stanno vedendo i cartoni dopo aver giocato, e mangiano i... Che state mangiando? I cracker! Vedendo Marple? Come si chiama? Marple! Allora ragazzi, mi ha suonato il corriere e mi ha portato un pacchetto Amazon che ho acquistato io, che conteneva della Relasil una crema spray solare. Questa è comodissima perché ha proprio, vedete, il vaporizzatore, che mo non va perché è nuova, e mi sono trovata molto bene con le creme di Relasil. Tra l'altro, non essendoci, diciamo, per i bimbi problemi in aereo, le ho prese appunto queste due, e credo che per una settimana saranno sufficienti. Ne ho presa una in crema per quando magari sono più fermi, più buoni, che riesco a spalmarmela, e questa è spray soprattutto per Aurora che corre. E poi mi sono voluta comprare un prodotto labbra che ho visto tutti che ne parlano benissimo, è il Lip Marker
di Kiko, scusate la pronuncia, e ho preso la colorazione 107, che è tipo un malva. L'ho presa perché ho visto praticamente che dura tantissimo, è waterproof, insomma. Mi sono detta, lo porterò in vacanza per andare al mare, per scurire un po' le labbra o dare l'effetto tipo contorno. Essendo poi a pennarello, dovrebbe anche essere facile da applicare. Allora, effettivamente è facile, ma non facilissimo. Vedete, qua tipo ne ho messo troppo rispetto a di qua. Quindi sono costretta poi a riempire. Però sembra veramente naturale. E ho visto che dovrebbe durare un sacco. Alcune la usano proprio come matita labbra. La proveremo. Comunque il colore è bello. Non me le so bagnate, quindi non è omogeneo, come una sciocca. E niente, continuo a fare le faccende. Però il colore è molto figo. Vabbè, poi lo proveremo meglio. Ora lascio un attimo asciugare le labbra. Vedete, sopra che non erano bagnate è omogeneo. Vabbè, è secco come prodotto, quindi poi io ci metterò la protezione solare stick, eh? Però volevo farvelo vedere. Che ti arrabbi a fare? Che ti arrabbi a fare? Ragazze, ho pulito tutta casa. L'ultima stanza l'ho fatta senza Filippo. L'ho posato e si è messo a piangere. Adesso è mezzogiorno e gli preparo la pasta. È vero? Oggi proviamo la pastina col pomodoro. Anche Dodix vuole passare il pomodoro, invece Auri in bianco. Quindi capelli dritti, così. Vrum, vum, vum, vum. Speriamo che Filippo sia buono il tempo che ci sono. Buona no. Sarei buona no. Qua ti sono spinte i denti. Adesso sei Harvey's Dance. Harvey's Dance. Allora, ho dato da mangiare a Filippo, ma la cosa assurda è stata che Edoardo e Aurora, vedendo la pastina di Filippo, la volevano. Comunque, per fortuna, possiamo dirlo, sono arrivati i rinforzi, che adesso vedete che non sta facendo niente. In realtà mi ha aiutato Corella fino a mo, perché mo è stata sulla inquadrata che giustamente non sta a fare niente. Noi vi faccio vedere le due pesti. Con lo slime mi fiego la lingua di fuori come mio padre e come Valerio, perché pure Valerio ha il disagio di avere la lingua di fuori. Stanno slimerando. Piccoli che sono mezzi dormienti, mezzi svegli, che sta da fare? Mezzi ricco. E per noi invece per il pranzo a matriciana. Tra l'altro Edoardo ha rivoluto la pasta. Vai Hercules. Ma io vorrei essere panzone come Edoardo. Ragazze, sto notando che in giro per Roma praticamente ci sono io ed io, perché oggi c'è una cappa assurda, un'afa pazzesca da questa mattina. Infatti, come una cretina, sono uscita senza acqua e sto già morendo con l'arsura. Comunque sto andando a prendere la metro, perché oggi c'è l'evento da Sephora, per le Sephora Gold. Siccome praticamente sarà l'ultimo a cui parteciperò, perché hanno cambiato le cose, ossia praticamente ti dicevano che se in un anno spendevi 1500 euro diventavi gold e ci rimanevi a vita. Ecco, adesso non è più così. Infatti tipo io ho 280 punti e dicono di arrivarne a 700 per rimanere gold. Quindi praticamente fanno l'evento due volte l'anno, a giugno e a novembre. Quindi quello di novembre non me lo beccherò e andrò appunto solo a questo. E però chi se ne frega, ci volevo andare e vado a ritirare appunto tutti gli omaggi. E in più ovviamente c'è la serata con vari sconti, insomma, personalizzati. La cosa che mi dispiace è che praticamente stasera siamo stati invitati a casa di due amici nostri, c'è anche mia sorella e Mirko e Valentina, e io arriverò un po' più tardi e Claudio invece va al classico orario. Comunque niente, prenderò i miei omaggi, devo comprare solo una cosa e poi torno. Okay.
arrivata a Flaminio. Adesso mi dirigo da Sephora. Comunque l'ultima volta che sono venuta all'evento di Sephora qui al centro è successo che mi sono venute le contrazioni la sera e il giorno dopo ho partorito, quindi che ricordi? Niente raga, mi sono sbrigata e c'è una fila pazzesca, aiuto, vorrei che qualcuno rinunciasse ma non succederà mai. Raga, sono uscita vincitrice, vi dico, adesso non c'era fila, ce l'ho beccata praticamente dalle 7:30 alle 8, fila immensa, alle 8:00. Comunque, ecco qui, a casa poi, o domani o stasera vi farò vedere cosa c'è, sono curiosa anch'io. Ragazzi, mi è venuto a prendere Claudio insieme al nostro amico, mi fa ridere la cosa, saranno neri perché sta per iniziare la partita. Però giustamente l'autobus tipo non passa mai e abita a 2,5 km, quindi o me la facevo a piedi o me faccio venire a prendere. Cioè raga, avete capito che bello questo, va. Guardate che vippo, guardate che vippo, questo è il più grande amico mio, guardate qua, ha preso la macchina per venire a prendere la VIP. Guarda, una vippona, questi poi ci ha conosciuti. No, si dice la strada. Non è vero, ragazzi, stanno a passato rosso. C'ha ragione. Comunque, lo sai che hanno tutti detto che se ti apri un canale ti seguono tutti. Sì, è vero. Cioè, se tu ti apri un canale, gli fanno baffo lì, la freghi subito. No, il baffi ce l'ho, quindi mi fa. Nel senso che la freghi. Ti sei fatta pure i baffi. Senti, comunque non voglio vivere le avventure nel tuo garage, eh. Qual è l'avventura del mio canale? Ma lui è uscito la macchina per te, cioè tu dove sei? Sei un signore. Io so, l'altra volta ne sono venuti pure a te i ladri. Ma cazzo stai lì? A me non è venuto nessuno. Ma quali ladri, raga? Comunque la signorina è andata all'evento di Sephora e noi siamo venuti a prenderla. Taxi prima dell'Italia, 20:42, siamo 18 minuti, inizia l'Italia, tanto. L'ha fatto solo per me, ma ha detto. Assolutamente. Perché sì. È un amico. No, per me, per tutte e due. Dai. Per tutte e due. Guardate la gioventù sprecata. Ho controllato H24 con la videocamera. Ecco, mo si sta svegliando forse. No. No, ridorme. Non vi ho ripreso la cena, ma dopo cena abbiamo mangiato questi due dolci, tiramisù e torta pan di stelle, buonissimi. Sono stata all'evento per Tessere Gold, che si tiene due volte l'anno, generalmente a giugno e a novembre, per chi ha la tessera Gold. Generalmente è una serata che si tiene, per chi è di Roma, allo store di Via del Corso, e praticamente oltre ad offrirti da bere e qualche stuzzichino, ti riservano una bag che contiene tantissimi prodotti. E vediamo quest'anno cosa c'è dentro. Vabbè, ovviamente la prima cosa che ho ricevuto in omaggio è questa meravigliosa e gigantesca borsa da mare con scritto Summer Vibes Sephora, molto bella. Poi c'è una sacchettina Chanel che io ho già aperto per sbirciare e questa bag contenente un sacco di prodotti. Parto da Chanel, dove sono presenti tre prodotti, il mascara e poi ci sono due campioncini di un siero e di una crema, la linea, le lift, quindi sono tutte e due liscianti. Ma andiamo nella parte più succulenta, tiro fuori random. Abbiamo un mini campioncino del nuovo fondotinta Prism Libre di Givenchy, tra l'altro c'è anche un QR code per ottenere 20 euro di sconto, e questo è il campioncino, guardate che figo che ha anche la pompetta. Sono 5 ml, quindi pratico anche per i viaggi. No vabbè, adoro questo qui di Kerastase, che è praticamente uno shampoo della linea Soleil, quindi la linea per idratare i capelli, ed è perfetto per l'estate che ci si espone tantissimo al sole, o meglio ci si espongono i capelli tantissimo al sole, che è bello potente, e per chi è bionda è la nuova frontiera. Infatti questo lo metto subito nel beauty da viaggio, tra l'altro sono 80 ml, quindi va bene anche per chi viaggia in aereo. Collistar crema termale anticellulite, la proverò, mi ispira un sacco. Poi una maschera al mango per le mani di Sephora. Di Tarte abbiamo un mascara, adoro troppo questi eventi perché praticamente sono formati perfetti per i viaggi. Tra l'altro guardate che figo il pack. E questo è lo scovolino. Della Ren un siero per il corpo. È cruelty free
ed è praticissimo anch'esso da portare in viaggio, sono 50 ml. Pezzo bomba di Shiseido, una crema protezione totale SPF 20. Questa è tipo sa di lusso. Apriamola. Guardate che figa. Della serie no, vabbè. Non è finita. Abbiamo il Fan Fest di Benefit, che è un altro mascara che io adoro. Non lo apro questo. Di Dolce & Gabbana Devotion, un profumino alla vaniglia. Questo me lo porto nel beauty. Ditemi se non è fighissimo, anche da collezione. E sono 5 ml. Di Too Faced la Pillow Cream. È troppo cute. Un face cleanser, tra l'altro sono 30 ml, quindi bello consistente, di un brand che non ho mai provato, quindi curiosissima. Poi c'è un altro mascara di Too Faced ed è il Better Than Sex, che io adoro, è il mio mascara preferito. Eccolo, un campioncino di un profumino di Charlotte Tilbury. La Neige, una maschera per dormire. Jo Malone, un idratante mani e corpo. Tra l'altro questo brand ha delle profumazioni fantastiche. Poi di Redken, questo che ha 25 benefici, non vedo l'ora di provarlo, ed è per i capelli. Ed infine di Dottor Barbara, non conosco neanche questo, una maschera purificante. Eccola qua. Direi che mi hanno veramente stupita. Tra l'altro c'è anche la sacchetta, che è comoda anche per riporre costumi bagnati o altro quando si va al mare. E voi cosa ne dite? La promuoviamo o la bocciamo, Sephora?